cittadino. Andiamo. Dove stiamo andando? Andiamo, dai. Stiamo scendendo nel luogo della presunta contaminazione, sotto la strada provinciale 154. Ma sono mai venute le altre persone qua? Non ne so, qua però magari qua la Verri ha paura dei ragni. Ah. Ha paura dei ragni, non viene. E dobbiamo invitare anche gli altri a venire qua da queste parti. Ci sono anche i grilli. Hai visto? Suonano i grilli all'improvviso. Può venire pure De Angelis, l'assessore all'ambiente di Pisticci. Ma è mai venuto qua a verificare? Forse c'è stato, forse ha messo lui la rete. Chi l'ha messa la rete? L'assessore della regione Basilicata, perché non viene con noi? Glieli prestiamo noi gli stivali, viene qua a fare una Ma ce l'hai un paio di stivali in più? Ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho, quando vuole. Gli do il numero e andiamo, dai. Tutti insieme. Dai, andiamo tutti insieme. Andiamo. Ah, che bello. Oh. Quindi la rete c'è ancora. Ma se c'è la rete significa che sono saltate gli avvisi? Quanti fogli ci sono qua appesi? Oh. Ah. È saltato, non c'è più e quindi andrebbe rimesso, cioè, perché questa rete o serve o non serve, gli avvisi o serve. Ma quelli sono, sai perché sono saltati? Guarda, cittadino, sono saltati perché il foglio l'hanno messo così, guarda, è aperto qua, quindi bastava un po' di scotch, un po' di vento e se ne è uscito fuori il foglietto. Ah, è un'ordinanza. Che c'è scritto? Divieto di prelievo, captazione, attingimento, acqua, eccetera, eccetera. Divieto? Divieto. Ok. Ma perché, scusami, ma perché vietano l'accesso? Se dicono che è tutto a posto, perché vietano l'accesso? È tutto a posto, è a posto, non ci sono problemi, mettiamo la rete, leviamo la rete. Niente di preoccupante, però c'è la rete. Hanno fatto un aggiornamento software, il comune di Pisticci. Hanno aggiunto... Ma quelli si danno da fare, fanno delle cose straordinarie, mica... Hanno messo più informazioni, però hanno detto, si sono prodigati dappertutto sui social a dire che è tutto a posto. Ma hanno detto un sacco di cose, chi parla di qua, chi parla di là, l'assessore regionale Gianni Rosa, poi ha parlato De Angelis, l'assessore mia del comune di Pisticci, ha parlato Viviana Verri. Viviana Verri scrive su Facebook, dice tante cose, vediamo. Che cosa ha scritto? Viviana Verri? Dice tante cose, striscia, poi inquinamento, non inquinamento, poi dice sulla vicenda del fiume Cavone andremo a fondo perché la salute del territorio ci sta a cuore. Quindi andranno proprio a fondo. Non lo so. Se l'ha detto lei, ci dobbiamo credere, perché se il sindaco di Pisticci dice questo, ci dobbiamo credere. E l'ha detto pure recentemente, il 21 maggio, vedi? 21 maggio. Effettivamente questi che cosa hanno fatto? Si sono dati da fare, pari. L'ARPAB e Striscia la Notizia è venuto qua a fare le analisi, no? E poi è venuto Striscia la Notizia, poi è venuto l'ARPAB, l'hanno fatto nello stesso punto nostro, però a noi non valeva. Vabbè, il prelievo. I prelievi bisogna saperli fare. Certo. Se tu non li sai fare... Devi avere la tecnica giusta. Tu non li sai fare i prelievi. No, faccio altri tipi di prelievi. Tu non li sai fare i prelievi, loro li sanno fare. E loro che hanno fatto? Ah, la scienza non ci sta solo a Policoro, sta pure a Pisticci. Ci sono gli scienziati pure qua. Dove li fanno le analisi? Il comune di Pisticci? Li fanno qua, li fanno un poco più là. Dove li fanno? L'ISPRA li fa in mano a maniera. No, loro li fanno a un'altra parte. No. Come un'altra parte? Non le hanno fatte il qua. Il comune di Pisticci si è subito mosso. Dice, ti faccio vedere io come si fa. Ti faccio vedere io come si fanno i prelievi. È andato un'altra parte, a 10 km alla foce del Cavone. Ah, lontani sono andati. Sono andati in un altro posto. Ma quelli perché dicono, se è vero che c'è qui l'inquinamento, ci sarà anche più giù l'inquinamento. Perché il fiume scorre verso il mare. Anzi, non lo chiamare più fiume perché non è un fiume. Scorre verso il mare, quindi è un torrente, va però bene. Quindi l'acqua si diluisce. Si diluisce. Ma il problema dov'è? Qua o alla foce del Cavone?
se qua c'è il problema, dobbiamo risolvere il problema qua, andare in un'altra parte. Ma se tu il problema ce l'hai qua e vai in un altro fiume, troverai un'altra cosa. Allora, cioè, il comune di Bisti si è attivato, è andato alla foce del Cavone, ma vediamo poi dopo, è andato a fare queste analisi. È andato fatto chilometri e chilometri per andare a fare le analisi là, allora, non qua. Ha affidato. Ma perché non le ha fatte qua le analisi? E questo lo dobbiamo chiedere a loro, ci sarà una cosa scientifica del cervello loro che è scattata e ha detto. Ma il problema sta qua o sta là? Il problema sta qua, poi sta dopo qua. Sta anche là, ma là è un'altra cosa, perché poi dopo il fiume può variare, perché c'è l'acqua. È un altro paio di maniche. Questi si sono rivolti a chi ha questo laboratorio che si chiama SCACQUA, Servizi Analisi Ambientali di Marconia, no? Ah. Perché si rivolgono ogni volta sempre allo stesso laboratorio? Sempre allo stesso laboratorio. Perché? Io questo vorrei capire. E ce ne sono tanti in zona. Si fidano solo di quello. E sarà si fidano solo di questo laboratorio. Quindi hanno fatto le acque superficiali. Perché questo è un laboratorio certificato e quindi si fidano di questo laboratorio. Però sarebbe bene cambiare ogni tanto pure per verificare, per incrociare i dati. Sarebbe normale, anche logico, anche spendere i soldi del comune dando la possibilità a altri laboratori di lavorare. E quindi questo qua hanno fatto le analisi delle acque superficiali del Cavone. Hanno trovato il cromo totale, vedi? E quindi solo le acque hanno fatto le acque. No, ma hanno fatto anche i sedimenti. Ah, ma io su questa cosa per le acque, perché poi alla fine sono le acque che possono essere eventualmente attinte, hanno trovato il cromo. Questo cromo insieme però a quindi che hanno cosa? Trovato qualcosa? Certo, dei metalli pesanti. E allora perché dici che è tutto a posto? E che ne so io. Affidandosi, ecco, dov'è la questione? Perché questa cosa me la dobbiamo chiedere, perché sono anni che stiamo chiedendo all'ARPAB, ma a questo punto lo chiediamo anche alla Polizia Forestale, perché queste analisi che vengono fatte dall'ARPAB seguono dei criteri diversi. Allora, il laboratorio si affida ad un decreto ministeriale del 2010, va bene, per fare le analisi, per fare... vedi, vengono anche misurati in microgrammi litro e effettivamente si attiene al decreto recente. Che cosa fa invece l'ARPAB? Fa un'altra cosa. C'è un altro foglietto, un altro aggiornamento. L'ARPAB, qua l'ARPAB. È venuta l'ARPAB. Ah, è venuta qui l'ARPAB. Qua è venuta l'ARPAB. Non è andato al fiume giù l'ARPAB. No. E perché non è andata là l'ARPAB? Ma non lo so, queste sono cose scientifiche che sanno loro, ce le devono spiegare. L'ARPAB è andato e ha fatto le analisi delle acque superficiali e che cosa ha fatto? Ha seguito invece un altro decreto legislativo, quello appunto del 2006, cioè degli scarichi, delle acque superficiali, degli scarichi. Cioè loro hanno fatto le analisi basandosi come limiti sugli scarichi e quindi hanno fatto in milligrammi per litro. Capisci che cosa si fa? Cioè qua l'ARPAB che si dovrebbe attenere, che è l'istituzione pubblica, che si dovrebbe attenere alle leggi vigenti, invece di seguire il decreto ministeriale del 2010, si affida a quello degli scarichi, come se il fiume fosse uno scarico. Non è un fiume, secondo loro. Però perché hanno questo tipo di comportamento? Non lo possiamo sapere. Ce lo dovrebbero spiegare. E si devono attenere alle leggi vigenti. O no? Ma tu ti devi fidare delle istituzioni. Se l'ARPAB ha fatto questo lavoro in questo modo, vuol dire che va fatto così. Porco boia, che caldo che fa. Tu devi avere fede. Devi avere fede. È una religione ormai. Tu devi avere fede nelle istituzioni. Fai a non fidarti? Quando siamo venuti di nuovo noi? Perché giorno 13. Allora pare noi siamo venuti l'ultima volta giorno 13. Che bolliva l'acqua. Maggio, quando c'era quel fenomeno che inspiegabile, sembrava che uscisse vapore o gas. Però noi non lo sapevamo. Sembrava un'ebollizione. Da cottura, da bollire per metterci la pasta dentro. Quindi dopo di noi, il giorno 14, è venuta l'ARPA, ha fatto un sopralluogo. Ah, è venuta di nuovo. E l'area risultava piena d'acqua. Dopo di noi, il giorno successivo. E che cosa hanno fatto? Che cosa hanno scritto? L'area ricca di vegetazione, nell'aria non si avvertono né odori molle né sono visibili pesci morti. Quindi? Cioè, noi le abbiamo viste le bolle, che si vedono anche oggi anche con oggi un'attenta osservazione. Loro non hanno visto niente. Allora, signor dell'ARPAB, quando venite a fare l'ispezione? Ma loro sono venuti, non hanno trovato pesci morti, quindi è tutto a posto. Ma se l'acqua bolle, ci volete spiegare, sono dei pesci?
Ma forse so delle anguille. Oh, no, ma io non lo posso ma porca miseria, ma scrivi qua, c'era abbiamo osservato un fenomeno di presenza di Se vengono adesso c'è ancora, se loro tornano, se volessero verificare no? Se volessero verificare. Ma lo possiamo dire pure al signor Gianni Rosa, che se vuole venire qua c'è la rete. C'è la rete. C'è la rete. Della contaminazione. C'è la contaminazione. Se c'è la rete forse c'è qualcosa che non va, se c'è la rete. Se no... Qua, che cos'è quest'altro? Che c'è scritto qua? Che fa? Ah, punto di campionamento, vedi? Oh, vedi? Del sedimento fluviale. Allora. Dov'è che l'hanno fatto il punto? Boh. C'è la contaminazione, non c'è la contaminazione, spiegateci che cosa succede qua, che cosa sta accadendo, che c'è, dove siamo noi? Però Gianni Rosa ha detto che ci vorrà un anno, con tutto comodo, impiegheranno un anno per fare tutti gli accertamenti. Nel frattempo, cittadini, potete andare a fare il bagno a mare. Possono andare a fare il bagno a mare, giusto? E che ne so, me lo chiedi a me, lo deve dire l'ARPA. Hanno trovato il cromo e hanno trovato dei valori eccessivi di Escherichia coli e di enterococchi. Vabbè, ma che sono queste cose? Ti vengono l'infezione, se quell'acqua finisce nel mare, devono mettere i cartelli alla foce del cavone per avvisare le persone. Ma io ho visto i cartelli lì a mare, che c'è la bandiera verde. A mare c'è la bandiera verde, si possono fare... Io non ti credo a te, credo alle istituzioni. Quando vogliono ci sediamo tutte. Queste cose io a te non ti credo, ma lo deve dire la verità. Oltre ad avere la bandiera blu, chi l'ha messa sta bandiera? C'è pure la bandiera verde. Quindi... Il sindaco dei pesticci. E quindi i bambini si possono fare il bagno a mare. Okay, va bene, può essere che sia vero, ma però ce li vogliamo spiegare questi fenomeni. Ma l'ha detto il sindaco di Pisticci che non ci sono problemi, è tutto a posto. Qua c'è una tonza piena d'acqua sporca che ad un certo punto si estende per una lingua che possiamo pure andare a vedere, però qua. Si vede anche dalla si foto. Si vede qua. Facciamo vedere la foto che... Si vede. Allora, noi siamo qua, no? Sì. E c'è questa lingua che si estende e arriva fino a qua. Ma secondo un minimo di logica, è normale che questo... Il fiume si trova qua alla periferia, quindi se ci fosse una comunicazione col fiume avrebbe scavato in questo punto. Quando sale il livello del fiume va a finire l'acqua qui sopra. Va a finire questo. Ma perché proprio parte da questo punto e poi dopo arriva qua? Perché non sono andati a vedere questo fatto? Perché qua la vegetazione non c'è? E perché non c'è la vegetazione là? E allora che cosa può essere successo? Ci sarà qualcosa anche là? Chissà. Sì, ma i problemi se si vogliono risolvere, torniamo indietro. Questa qua, questa cittadina qua che si chiama Viviana Verdi. Come si chiama? Viviana Verdi dice che andremo a fondo. Allora, per andare a fondo, glielo diciamo noi. Per andare a fondo. Per andare a fondo dovrebbero andare a vedere tutta la zona. Ci potrebbero essere che cose? O delle condotte o dei fusti metallici. Ci potrebbero essere. No, queste cose non ci sono, queste cose qua. Dove le hai viste questi film fantascientifici? Tu vedi troppi film. Allora, qua, mi risulta... No, questo non è un territorio interessato da inquinamento. Vedi che bello, guarda. Guardate intorno, anzi diciamolo anche ai cittadini qua, di girare lo schermo, guardatevi intorno, vedete che bello. Sì, può essere pure che qua sia tutto a posto, però esistono dei metodi. Ma se cresce l'erba, vuol dire che l'inquinamento non c'è, vedi l'erba come cresce, i fiori, guarda. Sì, cresce bene, però bisogna vedere dentro l'erba che cosa c'è. E bisogna vedere in questi suoli se ci sono degli oggetti che sono stati sepolti o altro, e questo si può fare... Allora, signori amministratori lucani, esiste il geomagnetometro. Il geomagnetometro. E che cos'è il geomagnetometro? Il geomagnetometro è uno strumento che serve per misurare eventuali oggetti metallici sepolti sotto il terreno. Allora, questa strumentazione chi la deve avere? Allora, questa strumentazione ce l'ha il NIPAF di Matera. Il nucleo investigativo di polizia, agroalimentare e forestale. Lo strumento ce l'hanno loro. Quindi si potrebbe utilizzare questo strumento. Allora, per visto che la Verri ci tiene al territorio. Ad andare a fondo. Dottoressa Verri, ma te lo dobbiamo dire noi, hai sollecitato il NIPAF a fare questa indagine.
Lo so che ci diranno, ma non lo sapevo. Ma lei ha detto che vuole andare a fondo, quindi lo farà. Ma vuole andare a fondo in che senso? Ma lo farà, ha detto che vuole andare a fondo. Guarda, sono saltate tutte le ordinanze, quindi qua o si rimettono... Devono rimettere i fogli. Mi tolgono. Devono rimettere i fogli perché i fogli ho qui, la plastica l'hanno lasciata aperta. Vedi, aperta qui, vedi? Dai che sono scienziato, ma foglio... non penso scoccia nemmeno. Quindi, è uscito fuori. Questa cosa qua la può fare, ecco dove sono finiti i fogli, scettatela a terra. Poi, questa cosa si può fare, o la polizia lo può fare, e dovrebbe farlo, vabbè. Oppure si può fare anche privatamente, chiama un privato, costa 1.000 euro e sta storia finisce. Ma qualche carabiniere, qualche poliziotto, qualcuno forse vedrà il video, no? E quindi... Ma anche noi andranno a controllare. Ma noi ci vogliamo bene alla Verri, a tutti quanti, no? Noi gli vogliamo bene, è vero, noi gli vogliamo proprio l'amore forte che abbiamo per loro, perché dobbiamo essere, viviamo tutti nei nostri territori, ci dobbiamo abbracciare tutti. E ci dobbiamo volere invece, bene. Invece che cosa succede? Che a Pisticci ci sta un avvocato, mi hanno detto, che si chiama Rossana Florio. A Pisticci? Io ho preso da Facebook questo spunto suo, ma io sono d'accordo con lei. Che c'è scritto? Che bisogna mettere un freno. A che cosa? A chi continua a sparare a zero sul nostro territorio infliggendo colpi mortali. Fra un po' sono quindi, le persone quindi, che vanno a... quindi bisogna sparare a zero su chi parla male del territorio. E chi è che parla male? Perché chi è che parla male? Chi dice che c'è l'inquinamento? Chi mette i nastri? Ah, chi mette i nastri? Non c'è l'inquinamento. Ma l'inquinamento, sto inquinamento, c'è o non c'è? Ma senza tutto questo giro di parole. Noi consigliamo a questo avvocato, Rossana Florio, di sollecitare con urgenza il sindaco a levare questa rete e a togliere questa ordinanza. Se è vero. Se è vero che non c'è inquinamento. Per questo dice, bisogna sparare a zero. Sparare a zero. E deve sparare. Che in queste, in poche facciamo parole... vedere il foglio qui agli amici che ci seguono. Guardate qui. C'è scritto veramente sparare a zero. E come finisce poi? Che dice poi? In poche parole, credo si dovrebbe procedere con le querele. Le querele e richieste di risarcimento danni. Allora... risarcimento danni. Allora, ma contro chi? Contro la Verri, è lei che sta creando l'allarmismo. Ha messo lei l'ha messa la rete. E lei l'ha messo. Quindi. E allora perché ha messo la signore rete? Signore Rossana Florio e signora Verri Viviana. Noi facciamo un appello facile. Facile. O si toglie questa rete e quindi non c'è nessun problema. Ditelo. Cioè, se il sindaco c'ha le palle di togliere la rete, l'ordinanza toglie la rete, perché altrimenti, se c'ha le palle questa Rossana Florio, deve denunciare, deve querelare e chiedere risarcimenti danni al sindaco. Perché è il sindaco che ha messo questa rete. Mica l'abbiamo messa, l'hai messa tu? No, io no. Ha messo, là c'è l'ordinanza, c'è firmato, l'ha firmato lei. Sì. Ci sono i foglietti là. Qua invece ci troviamo su quella lingua che abbiamo dicevi... fatto pochi metri e ci troviamo su quella lingua che dicevo. Dopo la rete. Quindi se guardate intorno, se vi girate intorno, potete vedere dove ci troviamo. Muovendo col dito sullo schermo del telefonino. Possono vedere dove ci troviamo. Allora, a pochi metri più su di dove termina il nastro. Cosa c'è? Abbiamo fatto questo esperimento, l'abbiamo calato, lo facciamo insieme a loro. Vedi? Lo facciamo insieme. Sì. Prima abbiamo calato occasionalmente questo. Guardate qua che cosa c'è. Abbiamo rimosso questa terra. Ma c'è una cosa grigia, nera. Ed esce questa roba rossa e nera. Ma questa cosa qua non saranno sicuramente fanghi. Per la bellezza. Ma quello è terreno. Per le donne possono venire a fare i fanghi qua, per l'artrosi. Ma quello è il colore della bandiera blu. Vedi ma tu l'hai blu? Mai vista una cosa del genere? È il colore blu. Mo qualcuno vuole venire a fare le analisi di questo posto qua per vedere... Ma perché la Verri è andata a per fare le analisi? Per vedere che cos'è sta porcheria. Ma perché la Verri è andata a fare le analisi chilometri più giù? Scusa, c'è qua vicino. Mo ci stiamo respirando qualcosa che... Mi sa che conviene andare via perché questa puzza non mi piace. Ma l'avete visto? Madonna che puzza, no? Andiamocene. Mamma fa ridere veramente. Io me ne vado, tu se vuoi rimanere. Tu dici che... No.
Ma hai visto? Ma questo odore sarà cacca di animale, vedi, ci sono le impronte. Ci sono le impronte, vedi le impronte. Sarà cacca di animale. Perché non cresce la vegetazione in questo luogo qua? Perché? E perché questa si è abbassato il terreno qua? Perché? Perché si è abbassato il terreno? E non comunica, questo qua finisce là, là dietro. Lasciamo vedere. No, 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 io non ci vengo. Se vuoi, se vuoi andare tu. Cioè, qual è la spiegazione che il terreno si abbassa da un punto in poi? Ma io... qualcuno ce le deve spiegare queste cose. Oh, dobbiamo fare ridere. Cittadino, andiamocene che qua c'è puzza. La butto, la faccia, la butto. Madonna, che puzza, cittadino. Trasmetti, trasmetti tutto, Paride. La puzza non si può trasmettere. Paride, tu ce la fai. Se ti impegni, prova. Qua c'è quello che volevamo dire prima. Cittadino, ma perché la Verri non è venuta qua? Allora, ci devono spiegare se ci sono dei geologi, se ci sono... Ma qui l'inquinamento non c'è perché la rete non c'è qua. Vedi che non c'è la rete qua. Lo vedi dove parte il punto? Da quel punto in poi è sprofondato, non c'è un collegamento che può eventualmente dare una spiegazione del fatto che si è creato questo abbassamento del suolo. Almeno io una spiegazione logica, una specie di subsidenza che inizia in un punto preciso e ce ne saranno le cause e qualcuno ce le deve spiegare le cause, le ragioni di questa cosa, ma di questo abbassamento. Ma ci sono le rane qua, le senti i ranocchi? Là è il ponte, vedi il ponte, fai vedere il ponte. Noi siamo qua, si vede tutto intorno, il fiume scorre qua a fianco sulla nostra destra. Ma quindi, se le rane sono vive, vuol dire che non c'è l'inquinamento. Finiscila con sta storia. Oh. Ma le rane dovrebbero essere anche loro. bisogna capire. Oh, non c'è nessun inquinamento. Però il fango è grigio e nero. È grigio e nero, vedi? Vabbè, questo può essere pure... Boh, era un poco troppo nero, però là era rossastro. Sta cosa rossa qua è... Sì, c'è il rosso e il nero, un po' di tutto. E si sente la puzza, però sì, no, può essere io... un altro fatto. Cittadino, non so tu, io me ne vado. E qua si sente troppa puzza. Ciao cittadino. Tu se vuoi rimanere qua... La vuoi che te la porti a casa? No, no. Te la regalo, tieni. No, tienitela tu. Tieni! Beh, non ce la fai.